una tradizione antichissima che affonda le sue radici fino al 500 e che da un paio d'anni ha ripreso vento in poppa dopo le limitazioni post-Covid. La festa del porto si è conclusa ieri chiamando a raccolta anche quest'anno migliaia di pesaresi. Fra chi ha assistito al consueto spettacolo pirotecnico dei fuochi d'artificio della prima domenica di luglio, fra chi ha passeggiato sulla banchina gustando spuntini e degustazioni portolotte preparate da centinaia di volontari, fra chi ha festeggiato l'appuntamento in mezzo a spettacoli di danza e all'altrettanto tradizionale concerto di Gio Castellani. Apice domenicale di una festa che avvolge il quartiere per una settimana in appuntamenti tradizionali che si ripetono di anno in anno con grande partecipazione gravitante attorno al campetto parrocchiale. Dalla gluppa al lumachino d'oro fino al concorso di pittura del sabato. Una festa che si rinnova anche nella sua forma più spiccatamente religiosa. Ieri mattina si è confermata la solenne messa celebrata in mare attraverso il corteo delle imbarcazioni e il getto della corona in memoria dei caduti. Un rituale celebrato alla presenza del sindaco Ricci, per il secondo anno alla presenza del vescovo Salvucci e al quale per la prima volta ha partecipato anche il prefetto Emanuela Saveria Greco.